Accetta ogni dolore e l'incomprensione che viene dall'alto. Così ti perfezionerai e ti santificherai. Cari amici, pace e bene a tutti voi, buona giornata e ci troviamo nell'ultimo giorno del mese di marzo. Ringraziamo il Signore, il nostro cammino continua, il nostro cammino va avanti e Padre Pio ci fa compagnia, non solo, Padre Pio diventa la luce, il faro che illumina il nostro pellegrinaggio terreno. La frase che oggi Padre Pio ci ha regalato per vivere bene la nostra fede, la nostra giornata, parla di santificazione, continua a parlare della croce. Stiamo vivendo la Quaresima, stiamo vivendo questo tempo forte in cui la croce è presente davanti ai nostri occhi e Padre Pio ci dice che anche la nostra croce, anche la nostra sofferenza diventa perfezione e santificazione. Importante questo, fratelli miei. Non dobbiamo mai perdere di vista lo scopo della nostra vita, lo scopo della nostra vocazione. Qual è la nostra vocazione? La nostra vocazione è diventare santi. Il battesimo ci ha donato e ci ha offerto questa vocazione che scaturisce dalla croce, diventare santi. Noi siamo portati a pensare che la vocazione dell'uomo corrisponda bene o male al suo mestiere o alla sua scelta di vita. Uno si sposa, l'altro diventa prete, un altro diventa suora, un altro va in missione, un altro diventa medico e attribuiamo a questa condizione il termine di vocazione. Va anche bene, ma la vocazione del battezzato, il battezzato ha un'unica vocazione, cioè quella di diventare santo e noi siamo chiamati, siamo continuamente chiamati, interpellati a rispondere a questa vocazione, diventare santi. E c'è un'unica scuola, direbbe Padre Pio, c'è un'unica strada che ci porta a corrispondere a questa vocazione ed è la strada della croce, è la strada realmente che ha percorso Gesù, la sua via crucis. Allora mai perdere di vista questa nozione, questa vocazione, essere santi, ce lo siamo mai chiesti? Ci abbiamo mai pensato che noi realmente siamo chiamati alla santità quotidiana? I santi non sono, come solo le statue che vediamo all'interno delle nostre chiese. I santi siamo noi chiamati a dare un volto nuovo, un volto bello, un volto radioso, un volto gioioso alla Chiesa attraverso la nostra vita di ogni giorno, attraverso le nostre scelte, attraverso la nostra pazienza, attraverso il nostro fiat, come abbiamo detto in questi giorni. Siamo noi che dobbiamo rendere bella la Chiesa attraverso la nostra santificazione. E Padre Pio questo lo ha capito bene. Vi ricordate queste sue famose frasi, no? Quando diceva che lui sentiva questa voce che lo invitava a santificare. Santificati e santifica. Santificati e santifica. E Padre Pio questo ha fatto. Padre Pio questo ha lavorato alla sua santificazione quotidiana, ha lavorato lui stesso nel suo cuore, ha lottato con le sue passioni, con il suo orgoglio per diventare santo e attraverso il suo esempio, attraverso la sua vita, attraverso il suo stile di vita, ha portato tante anime alla santificazione, tante anime che lo hanno seguito, tante anime che realmente si sono abbandonate alla sua guida spirituale, hanno sperimentato la trasformazione nel loro cuore, hanno sperimentato cosa vuol dire realmente diventare santi. Ma per fare questo c'è bisogno di un cammino, per fare questo c'è bisogno realmente di abbandonare il proprio orgoglio, di abbandonare le proprie passioni, di abbandonare le proprie idee per accogliere nella nostra vita la logica di Gesù Cristo, così come ha fatto Padre Pio. E a tutti voi auguro proprio questo, auguro di diventare santi, così come si è santificato Padre Pio. Buona e santa giornata.